È terminata domenica 28 aprile la tre giorni della FIDAS a Matera in occasione del 58esimo congresso nazionale. Nella mattinata conclusiva per la 38esima giornata del donatore FIDAS, nella capitale europea della cultura per il 2019, sono arrivati ben 5.000 volontari provenienti da tutte le regioni d'Italia. Durante la conferenza stampa del 24 aprile, il presidente nazionale Caligaris e il presidente regionale Toscano avevano infatti annunciato un evento dai grandi numeri, con 230 delegati che nelle giornate di venerdì e sabato si sono riuniti per i lavori assembleari. Prima del lungo corteo, la grande famiglia FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, si è incontrata in via Don Luigi Sturzo, in un clima di festa e condivisione. Il 58esimo congresso della FIDAS a Matera significa una grande festa. Sicuramente, la FIDAS innanzitutto è un momento di gioia, quando noi doniamo siamo utili agli altri. E la grande famiglia della FIDAS in Italia ripropone ogni anno questo nelle piazze. Alle mie spalle il gruppo Comitato Feste Popolari l'anno scorso ha preso il testimone a Napoli, che era la città ospitante, quest'anno ci segue ed era d'obbligo la loro presenza. Quindi ogni anno la FIDAS va in piazza per dire grazie soprattutto a tutte le associazioni che compiono questo, ma soprattutto voler far sentire la nostra presenza anche fisica e morale di sostegno ai tanti bisognosi che dai centri trasfusionali ogni anno lanciano richieste d'aiuto e d'appello. Il testimone quest'anno è passato alla Valle d'Aosta, che nel 2020 ospiterà il 59esimo congresso nazionale FIDAS. La Valle d'Aosta oggi prenderà il testimone, ci sarà il passaggio delle bandiere dalla Basilicata alla vostra regione. Cosa significa essere oggi qui a Matera? Innanzitutto grazie alla FIDAS Basilicata, perché l'organizzazione è perfetta e la fatica immagino sia stata tanta. Prendere il testimone significa prendere, come dire, una grossa responsabilità per portare tutto questo nella nostra piccola regione, ma per dare visibilità alla FIDAS valdostana e a tutta la FIDAS nazionale, che fa un lavoro importantissimo con impegno e serietà. Un filo rosso lungo 60 anni che unisce l'Italia della solidarietà e del dono, come raccontano i volontari dell'Abruzzo. Cosa significa oggi essere donatori di sangue? Beh, è una cosa bellissima, ho visto anche il numero delle persone che hanno partecipato, perché significa dare una possibilità, un aiuto a chi ha bisogno, e noi siamo sempre presenti in tutti i campi per aiutare le persone che hanno bisogno. L'Aquila è stata una città ferita dal terremoto, sicuramente la FIDAS ha contribuito in quei momenti così difficili. Sì, tantissimo, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti gli italiani, che abbiamo ricevuto tantissimo, e noi siamo qui presenti anche per nel piccolo dare una risposta a questo aiuto che abbiamo ricevuto. Grazie ancora. Ci sono tante storie che legano il terremoto dell'Aquila alla FIDAS, ce la racconta una? Esattamente, certo, nell'imminenza del terremoto, pochissimi giorni dopo, è venuta all'Aquila da Udine una demoteca avente 6 posti per donare il sangue, e questo ci ha consentito subito di riprendere in qualche modo la nostra attività. Dopodiché tutte le FIDAS nazionali, ma in particolare quelle abruzzesi, ci sono state vicine e ci hanno consentito in questo modo di riprenderci da una situazione veramente drammatica. Ma subito dopo, in particolare, è stata vicina la FIDAS Basilicata e la FIDAS Friuli, che poi successivamente, unendosi con tutte le altre associate FIDAS nazionali, ci hanno inizialmente aiutato a costruire una sede nuova della VAS FIDAS Abruzzo, e successivamente ci hanno addirittura regalato una demoteca, che ovviamente nell'imminenza è stata particolarmente utile, visto che anche l'ospedale dell'Aquila era stato fortemente danneggiato. Dalla Valle d'Aosta alla Calabria, uniti per salvare vite umane. Sei in Italia da quanto tempo? 2 anni e 8 mesi. Per la prima volta hai donato il sangue. Cosa significa essere donatori di sangue? Che gesto rappresenta per te? Aiutare.
cosa significa per voi giovani essere donatori FIDAS? Significa salvare una vita ogni giorno e di poter dare un futuro a qualcuno. Qual è il messaggio a Matera, nella capitale della cultura? Diventa donatore perché puoi salvare una vita, se non c'è sangue non c'è vita. Come vivete questa esperienza da donatori, voi che siete giovanissimi, siete il futuro? Allora, io ho 17 anni, quindi in realtà non sono ancora donatrice, ma sicuramente appena compirò 18 anni la prima cosa che farò sarà diventare donatrice, perché è davvero importante. Quindi a tutti i giovani all'ascolto, diventate donatori perché veramente contribuisce a salvare delle vite. Sono contento di stare qui, principalmente invitato per FIDAS Calabria. Io essere donatore del sangue è essere una cosa bellissima, perché stiamo donando le sangue per salvare le vite. Rappresentare oggi una delle sezioni della FIDAS, fondatrici di questa grandissima famiglia, cosa significa? Beh, è un importante segnale, ma soprattutto è un grande, diciamo, peso storico, ma soprattutto una grande responsabilità. Noi in Friuli abbiamo, come la FDS, Associazione Fernando Donatore di Sangue, affiliata alla FIDAS nazionale, abbiamo 50.000 donatori su tutto il territorio provinciale, 201 sezioni. Ma siamo un orgoglio, l'orgoglio di rappresentare questa FIDAS, questa nazione, questa Italia, che veramente è l'Italia del cuore. E ogni anno questa associazione dona alle persone che hanno bisogno circa 28.000 donazioni tra sangue intero e plasmaferesi. Un servizio d'ordine e sicurezza gestito in modo impeccabile dalla società Ingest ha permesso alla grande famiglia FIDAS di sfilare con un lungo corteo festoso che ha attraversato la città, accompagnato dalle note della banda di Grassano e di quella di Montalbano. Alla sfilata erano presenti diversi sindaci della provincia che con la loro presenza hanno voluto testimoniare l'importanza del contributo dei volontari FIDAS. Centinaia di stendardi e striscioni hanno portato nella capitale della cultura il messaggio dei 454.000 donatori che nel 2018, con il loro gesto, hanno contribuito al fabbisogno trasfusionale nazionale. Soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale, dottor Aldo Zino Caligaris. Una grande festa quella della FIDAS a Matera, un bilancio di questi tre giorni. Allora, due giorni di congresso meravigliosi. Due giorni di confronto, di crescita, di dibattito con tutta l'assemblea e tutti i delegati, e oggi questa grande festa con oltre 5.000 donatori. Siamo oltre le previsioni, praticamente i donatori provenienti da tutta Italia hanno invaso, stanno invadendo Matera con i loro labbari, i loro colori, i loro striscioni, e questa è una grande festa per celebrare i 60 anni della FIDAS in occasione anche dei 40 anni della FIDAS Basilicata. Qual è il messaggio che parte dalla capitale della cultura europea? È che quest'anno la capitale della cultura europea in questi giorni è stata anche la capitale del dono. Promuoviamo dono, dono del sangue, dono della solidarietà, e credo che veramente non poteva non essere in questa città splendida che effettivamente attrae oggi cittadini da tutta Italia e da tutto il mondo, e in questa occasione ha portato qui veramente donatori di sangue di tutte le parti d'Italia. Quarantamila
40 anni di FIDAS in Basilicata, una grande iniziativa quella del 2019 a Matera. Qual è il messaggio che parte dalla capitale della cultura? Ma questa è una grande soddisfazione, ora vedere una fiumara di persone che sono venute quindi a Matera e che stanno sfilando qui nelle vie principali di questa bella cittadina. Avere tante persone che sono soddisfatte di visitare è il modo più bello per celebrare questi 40 anni. Siamo stamattina, quindi abbiamo 5.300 persone, sono arrivati 84 pullman, sono arrivati i primi alle 7:30, in un'ora e un quarto quindi tutte le persone erano già pronte quindi in corteo, quindi un sistema perfettamente funzionato. Noi stiamo arrivando alle 11 in piazza dove inizierà la celebrazione come da programma. Tutto questo chiaramente è stato possibile perché ho una squadra quindi perfetta. Quindi io approfitto in questo momento per ringraziare tutti quanti coloro che si sono veramente prodigati in questo un anno e mezzo, soprattutto negli ultimi 15 giorni, notte e giorno, per poter far sì che tutto questo possa funzionare perfettamente. Un grazie a tutti quanti di cuore, personale proprio. Una 3 giorni che ha permesso agli organizzatori di conoscere la bellezza di Matera e l'ospitalità dei suoi abitanti. Hai girato tante regioni in tanti anni, però quella di Matera è stata un'esperienza diversa che porterai nel cuore. Allora, sicuramente una grande accoglienza, l'affetto dei volontari della FIDAS Basilicata che sono stati straordinari. Organizzare 3 giorni di congresso e questa giornata del donatore è stato veramente un impegno gravoso, però grazie a Pancrazio Toscano, grazie a tutta la squadra della FIDAS Basilicata il risultato è stato davvero eccellente. E poi Matera è veramente una città splendida che vale la pena vedere. Io spero che tanti che sono venuti in occasione di questo incontro vorranno ritornarci per godersela ancora di più, per comunicare anche all'esterno la bellezza di una città che è in grado di donarsi come facciamo noi, con sensibilizzando al valore del dono. Cosa significa rappresentare i giovani della Basilicata, i giovani donatori di sangue, i giovani del sud? Significa presente e futuro, in maniera tale da poter dare una continuità ad una realtà necessaria nella nostra società. Una 3 giorni che ha permesso ai partecipanti giunti in piazza Vittorio Veneto per la Santa Messa di conoscere la bellezza di Matera e l'ospitalità dei suoi abitanti. Un'iniziativa dai grandi numeri questa mattina a Matera, tutto è andato come previsto per quanto riguarda l'organizzazione e la sicurezza? Sì, assolutamente sì, direi che i numeri erano assolutamente importanti, parliamo di 5.500 persone su un corteo lungo quasi 2 chilometri in un'area, quella di Piazza Vittorio Veneto, di 3.500 metri quadri che può ospitare 7.500 persone, di cui 500 seduti, e devo dire tutti super ordinati e composti. Tra le delegazioni presenti, la FIDAS del Lazio. Matera questa mattina rappresenta non solo la capitale europea della cultura, ma rappresenta tutto il sud. Qual è stata l'accoglienza e qual è la vostra impressione? Veramente una grande, grande, bellissima impressione. Non è soltanto la capitale della cultura, ma è la capitale del dono, della generosità, veramente questo trasporto verso il posto. Ma speriamo, ecco, con il nostro
col nostro dono del sangue possiamo infettare della generosità di tutto il mondo, che si possa propagare sempre di più. È una grande giornata, veramente siamo entusiasti, davvero, grande. Oggi Matera rappresenta la città del dono. Qual è il messaggio a questo grande popolo, a questa grande famiglia della Fidas? Ma lei ha detto bene, il dono. E io prendo solo una frase in considerazione, che è di questo tempo pasquale per noi cristiani. Gesù Cristo ha dato tutto il suo sangue per salvare l'umanità intera. Ognuno di noi, dando qualcosa del proprio sangue, la propria vita, dà vita agli altri, e si è dono soprattutto quando si riesce a dare qualcosa di se stessi. Non si è dono a parole, si è dono perché volentieri tu dai quello che hai, e la condivisione più bella è proprio questo nostro essere uomini che sappiamo collegare, se così possiamo dire, le nostre vene, dove la vita passa dalla vena di uno alla vena dell'altro. Essere dono è questo collegamento, è un ponte meraviglioso di vita che dobbiamo percorrere. Il popolo dei donatori di sangue oggi a Matera, in una 3 giorni che si conclude questa mattina, qual è il messaggio della città di Matera? Beh, Matera è una città comunitaria, perché non è stata costruita da pontefici, da principi, da architetti, da demiurghi. È stata l'esperienza sapienziale del popolo a realizzare questa architettura spontanea attraverso i capomastri. E quindi la missione di Matera è quella di accogliere coloro che fanno della missione l'obiettivo della loro vita. E io mi chiedo quante persone sono state salvate con la missione della Fidas. Qual è stato l'apporto di solidarietà, come era quella nei sassi, che la Fidas ha sparso nel mondo? Ecco, la Fidas ha questa coerenza con la città, essere seminatori di carità, di fiducia, di solidarietà e di amore, se mi è consentito. La Santa Messa, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Caiazzo, è stata animata dalle corali polifoniche dei cantori materani diretti dal maestro Alessandra Barbaro, dal corale Polimnia Grassano diretti dal maestro Soranno e dal coro Pierluigi da Palestrina Matera diretti dal maestro Catenazzo. Al termine della celebrazione, il presidente nazionale e il presidente regionale hanno ringraziato gli organizzatori, le forze dell'ordine e tutti i volontari intervenuti e hanno consegnato il testimone alla presidente Fidas della Valle d'Aosta, dove si terrà l'edizione 2020 del Congresso nazionale.